Io sono Massimiliano Bordoni, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e insieme ai miei colleghi ci occupiamo dell'obiettivo all'interno di questo progetto inerente alla conservazione del suolo ed in particolare alla gestione di vigneti e di versanti in cui i vigneti sono coltivati appunto in pendenza che possono essere soggetti a dei fenomeni di dissesto superficiale. Vogliamo anche ringraziare innanzitutto le aziende che hanno permesso la sperimentazione di alcune delle tecniche che poi vi illustreremo, che sono tutte ubicate nella zona dell'Orto Po Pavese, che sono in particolare l'azienda Tonalini, l'azienda Conte Vistarino e l'azienda Ferrari. Conservazione del suolo significa essenzialmente cercare di limitare il più possibile i fenomeni di dissesto che possono interessare versanti coltivati a vigneto. In particolare si tratta di zone che sono molto soggette a dei fenomeni di dissesto superficiale, frane superficiali, fenomeni di erosione soprattutto. Questi fenomeni generalmente sono limitati come estensione areale dal punto di vista della singola frana e come profondità del suolo mobilizzato, in quanto non si estendono a più di 2 metri di profondità. Ma tuttavia sono estremamente pericolose e provocano gravi danni all'agricoltura, oltre che a infrastrutture ed edifici che possono essere collocati nelle vicinanze. E la pericolosità è legata sostanzialmente al fatto che mancano degli indizi premonitori del loro innesco. Sono estremamente rapide sia come sviluppo sia come evoluzione, possono infatti svilupparsi e estinguersi nel giro di pochi secondi, e per un'elevata densità, perché su aree molto ristrette, su bacini molto limitati, possiamo avere un numero di frane estremamente elevato. Un esempio, un evento nell'aprile 2009 in Oltrepò Pavese, più di 50 frane per chilometro quadrato. Quindi capite bene che questi tipi di fenomeni comportano gravi danni al settore agricolo vitivinicolo, laddove appunto ci sono dei versanti coltivati con queste piante. In particolare, questi danni si traducono soprattutto in perdita di suolo, perché ovviamente la frana, causando dissesto, provoca anche proprio l'asportazione del materiale, e in particolare di quel terreno fertile, utile poi alla vita della pianta stessa. E un conseguente abbandono del territorio, in quanto naturalmente i danni provocati dal dissesto comportano una difficoltà nell'andare a reimpiantare la vite e quindi un abbandono progressivo del territorio che addirittura può portare ad un aumento della suscettibilità e della predisposizione a questi fenomeni. Non a caso, nell'area dell'Oltrepò Pavese, che è l'area che abbiamo preso come focus in questo studio, abbiamo un numero molto elevato di fenomeni di dissesto superficiali, più di 2.000 frane e fenomeni erosivi che sono stati censiti in quest'area a partire dal 2009. La stragrande maggioranza di questi fenomeni avviene in versanti coltivati a vigneto oppure in versanti che in passato erano coltivati a vigneto ma che per diverse ragioni sono state abbandonate, tra le quali queste ragioni vi è appunto un abbandono a seguito di fenomeni passati di dissesto che hanno quindi comportato l'impossibilità di poter continuare a coltivare la pianta. Quindi, da questa serie di problematiche, lo scopo principale di questa azione è quello di cercare di studiare degli interventi che consentono una prevenzione a questi fenomeni di dissesto attraverso un corretto uso del suolo. Per quale ragione sostanzialmente? Perché gli interventi di mitigazione che vengono svolti normalmente legati a drenaggi oppure opere di stabilizzazione tipo ingegneristico, possono essere semplicemente realizzati a livello di singoli versanti. È difficile poterle estendere a vasta scala. E quindi è meglio andare a intervenire o cercare di studiare delle pratiche di corretta gestione dell'uso del suolo, in particolare di corrette attività agricole, che consentano in questo modo di poter limitare il più possibile la predisposizione al dissesto di questi territori. Naturalmente questo presuppone lo sviluppo di un protocollo per la gestione e per la realizzazione di queste corrette attività agricole, che passa anche dalla formazione degli agricoltori stessi e di chi opera su questi versanti. Le conseguenze sono ovviamente fondamentali, in quanto si va dalla salvaguardia dell'attività agricola economica, ma anche della biodiversità, della protezione dell'ecosistema nel suolo,
e alla salvaguardia più generale del paesaggio e anche del turismo. Io adesso lascerei la parola alla professoressa Meisina che vi spiegherà i primi risultati che abbiamo raggiunto in questo primo anno di progetto e gli sviluppi futuri. Perfetto, allora passo il ruolo di relatore alla professoressa Meisina. Scusate. Allora, vedete il mio Sì, schermo? perfettamente. Dunque, come ha detto Massimiliano, la prevenzione del dissesto idrogeologico passa attraverso anche un corretto uso del suolo, che è un po' l'obiettivo che ci si pone in questo progetto. In particolare, quali sono le domande alle quali noi cerchiamo di dare una risposta? Beh, prima di tutto, l'elaborazione all'impianto di un nuovo vigneto, quanto possono influire sul profilo di suolo, sulla circolazione delle acque e sulla stabilità del vigneto stesso? Generalmente le operazioni di scavo che vengono eseguite periodicamente ogni 30-40 anni per l'impianto di nuovi vigneti vanno a generare dei profili di suolo che sono omogenei in senso verticale. Ecco, non parlo di differenze diciamo in termini di all'interno del singolo vigneto, ma sulla verticale, a causa del continuo rimescolamento del profilo, abbiamo una certa omogeneità. Si parla proprio di antroposuoli, non sono suoli più naturali. La riprofilatura del versante chiaramente va a modificare gli spessori dei suoli stessi, togliendo da una parte, rimettendo dall'altra, e questo ovviamente va a influire sulla circolazione delle acque, ma anche per esempio sullo stress idrico. Esiste poi l'altra domanda, esiste una relazione tra le tecniche di gestione agronomica e la prevenzione del dissesto? Cioè, riusciamo a trovare delle tecniche di gestione che magari possono migliorare la stabilità del versante? E questi sono poi i primi risultati che abbiamo già ottenuto. Inoltre, Po Pavese, l'area che stiamo studiando, abbiamo quattro sistemi di gestione dell'interfila prevalenti, l'innervimento completo, la lavorazione totale oppure fatta alcune volte durante l'anno e l'alternativa, che significa sostanzialmente una fila innervita e l'altra fila lavorata. Questo diciamo, grafico va a mettere in relazione la pendenza del versante con la probabilità di frana. Tutto ciò che sta sotto, diciamo, alla linea rossa, è propenso all'instabilità, quindi alla frana. Tutto ciò che sta sopra, tutto sommato, può essere considerato stabile. Quello che noi vediamo è che le tecniche di gestione, quindi CAT e Conti-TIT, Till, che sta per tillage, quindi lavorazione dell'interfila, comportano delle instabilità anche su versanti che hanno delle pendenze inferiori ai 20 gradi, 16-17 gradi. Se noi invece adoperiamo delle tecniche di gestione che sono l'alternato oppure l'innervimento completo, quello qui indicato con PGC, beh, notiamo che la pendenza per la quale noi abbiamo una stabilità va ad aumentare, si arriva anche ad avere addirittura più di 30 gradi per l'alternato. In particolare noi in questo progetto ci occupiamo di due tecniche di gestione che sono l'alternato e l'innervimento totale. Perché questo succede? Soprattutto questo ci ha un po' sorpreso, no? Che la gestione dell'alternato vada a diciamo, migliorare la stabilità. E qui abbiamo fatto degli studi, lo stiamo facendo, andando a misurare proprio la densità dell'apparato radicale. Questi sono i risultati a 1 metro. Perché 1 metro? Perché la profondità di queste frane superficiali è generalmente 1 metro e abbiamo calcolato proprio quanto la radice della vite va ad aumentare la resistenza del terreno all'instabilità, alla frana. E si può vedere che proprio abbiamo un picco di resistenza, di rinforzo che raggiunge valori di 10 kPa, che per noi sono valori molto elevati, proprio in relazione alla gestione dell'interfila.
alternata, che sembra quindi andare a migliorare, ad aumentare quindi la densità dell'apparato radicale della vite e quindi a aumentare anche il rinforzo che la radice della vite fornisce al terreno. Tra l'altro questa è una pratica che abbiamo visto consente anche un aumento del contenuto in materia organica e anche favorisce la biodiversità del suolo. Altra domanda che ovviamente noi vorremmo dare una risposta è la presenza dei dissesti, cioè abbiamo delle zone nelle Oltrepò Pavese dove abbiamo il 40% di area già dissestata. Sono molto spesso delle frane che non sono molto superficiali, sono anche profonde. Ma l'esistenza di queste frane già esistenti come va a influire sullo stress idrico, per esempio? Poi anche gli interventi di drenaggio, molto spesso l'agricoltore per cercare di stabilizzare quindi i suoi terreni già in fase di impianto generalmente costruisce piccoli interventi di drenaggio per i quali però non esiste un protocollo, generalmente si fa come si è sempre fatto. E questo come influisce sulla circolazione delle acque all'interno del suolo nel vigneto e quindi poi anche sullo stress idrico, l'esistenza di questi interventi già esistenti? E qui vediamo alcune foto, una foto che illustra un po' le indagini che stiamo svolgendo nei vigneti. Sono indagini di tipo geoelettrico, tomografia elettrica, che ci servono sia per capire gli spessori del suolo, per capire le geometrie del sottosuolo, in particolare la profondità di queste superfici di scivolamento già esistenti, ma anche per avere informazione sull'acqua, sul grado di saturazione del terreno. Parimenti, poi a questa indagine noi abbiamo installato nei vigneti stessi un sistema di monitoraggio non solo meteorologico ma anche con dei sensori del contenuto in acqua a diverse profondità e in corrispondenza delle diverse tecniche di gestione. Quali sono i primi risultati? Chiaramente questi sono primissimi risultati. Questo è un vigneto nel quale è presente già un dissesto. Abbiamo eseguito contemporaneamente anche oltre alle due linee blu che corrispondono ai profili elettrici degli scavi per eseguire dei profili pedologici. Notevole eterogeneità in senso spaziale dei terreni, chiaramente con però uno diverso spessore che sembra legato anche alla presenza di questo vecchio dissesto. E tra l'altro proprio i profili idrici, vedete le linee tratteggiate che corrispondono alle superfici di scivolamento del vecchio dissesto, non ce n'è solo una, ce ne sono molte di più, ma quello che si vede è che nella parte alta del vigneto il suolo ha uno spessore molto ridotto anche perché rimescolato, rimaneggiato dalla frana, dagli interventi che poi di riprofilatura del versante che hanno seguito il dissesto e di esecuzione dei drenaggi. E tra l'altro queste zone dove appunto già dall'indagine elettrica sembrava il terreno appunto è meno spesso con un sembrava già avere un maggior stress idrico, indagini da drone dell'NDVI ci hanno già confermato, cioè, e questo quindi è anche importante a mio avviso capire, mettere a punto dei protocolli di indagine dei vigneti che possono essere utilizzati anche dagli agricoltori proprio per studiare il suolo, no? Visto nel sondaggio precedente, il suolo è importante, la conoscenza delle caratteristiche del suolo sono importanti, però bisogna anche capire in una prospettiva di analisi costi-benefici quali sono le indagini che è meglio magari effettuare in vigneto proprio per capirci anche di più. E da ultima domanda è ma qual è il meccanismo di innesco delle frane superficiali indotte da forte pioggia in vigneti? Questi sensori che noi abbiamo installato, l'indagine che stiamo facendo ci possono permettere di capire meglio come si infiltra l'acqua nel sottosuolo e come si comporta. E questo c'è di notevole aiuto anche per in un eventuale innesco di un fenomeno franoso. Sappiamo infatti che molto spesso questi fenomeni hanno un meccanismo di formazione molto comune. L'acqua si infiltra, incontra di solito un orizzonte impermeabile, che può essere magari uno strato più compatto, può essere il bedrock, il substrato, la roccia, e a questo punto inizia un meccanismo di saturazione dal basso verso l'alto con la formazione di una piccola falda sospesa che crea delle sovrappressioni che poi fanno partire la frana. Quindi anche il monitoraggio stesso del vigneto può essere anche molto utile per prevenire questi fenomeni. E con questo avrei concluso il mio intervento. Perfetto, grazie mille Claudio. Allora chiedo a Matteo di attivare la sua webcam.
Perfetto, noi stiamo vedendo il tuo schermo, adesso appena lo metti a modalità schermo intero ti do conferma, funziona tutto bene. Posso iniziare? Sì, vai pure. Bene, buonasera a tutti. Il mio intervento rappresenta un'appendice a quella che è stata la presentazione fatta dall'Università di Pavia sul tema conservazione del suolo e studio della variabilità del vigneto, e in particolare intende focalizzarsi su quelle che sono le risposte della vite alla variabilità del suolo che possiamo riscontrare in ambiente principalmente collinare. Questo sarà il focus degli studi che saranno condotti nell'ambito del progetto in collaborazione anche con l'azienda Tenute Tonalini che ospita una prova. Da questo punto di vista però intendo presentare inizialmente una serie di aspetti generali che ci devono accompagnare nell'interpretazione di quello che è il protocollo operativo che abbiamo messo in atto nell'ambito del progetto di Reti. Allora, vedete qui ho adottato entrambi i simboli suolo e pianta perché questo tipo di studio ha proprio l'obiettivo di andare a valutare nel dettaglio quelle che sono le interazioni tra il vitigno e la variabilità del suolo, principalmente su scala intraparcellare. Allora, la variabilità spaziale e temporale all'interno dei vigneti è già stata citata in precedenza, è un tema ricorrente ed è particolarmente sentito e importante negli ambienti collinari. Ecco, questo poi apre le porte all'introduzione di nuove tecnologie legate alla digitalizzazione, alla viticoltura di precisione, che possono permettere di gestire in maniera sito-specifica questi problemi. Problemi che chiaramente in maniera visiva possono essere come dire, individuati in questa immagine di sinistra, piante che hanno uno stato nutrizionale, uno stato di vigoria complessiva diversi all'interno dello stesso appezzamento, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, e che quindi nell'ottica di una gestione del vigneto ottimale e ottimizzata dovrebbero richiedere dei trattamenti differenziati. Diverso è il caso dei vigneti in cui la variabilità non è particolarmente evidente, possiamo fare riferimento magari in maggior misura a vigneti pianeggianti oppure di contesti che hanno una notevole uniformità pedologica. Tuttavia, dobbiamo ricordare che nel momento in cui andiamo a fare un monitoraggio della variabilità spaziale, cosa che sarà fatta nell'ambito di questo progetto, andiamo a identificare delle mappe tematiche, per esempio, l'identificazione di una mappa della variabilità spaziale della vigoria, questa che vedete in alto a sinistra è una classica mappa NDVI, in cui l'indice di vigore è ripartito in diversi livelli, che normalmente vengono associati a degli aggettivi di alto, medio e basso vigore. Da un punto di vista prettamente agronomico, e quindi con l'obiettivo di andare a capire quale sia il grado di importanza legato all'adozione di una strategia di precisione o meno, noi dobbiamo andare a capire quale sia il vero significato di questi aggettivi, poiché vedete, questo è il range di variazione dell'indice NDVI per diversi appezzamenti, c'è sempre un minimo e un massimo che associato a questi colori, dal marrone al verde, varia tra il basso e l'alto vigore, ma vedete nel riquadro rosso c'è un vigneto tendenzialmente di più alto vigore in cui le zone, come dire, in cui c'è una capacità vegetativa inferiore sono comunque nettamente più vigorose di quelle che sono classificate come di alto vigore nel vigneto B, assai più stentato. Allora, il concetto che dobbiamo estrarre da questo grafico è che il viticoltore ha un ruolo centrale
nell'interazione tra l'aspetto ingegneristico del monitoraggio della variabilità e l'interpretazione del dato. Le mappe devono essere validate al suolo, con l'obiettivo di identificare il reale grado di variabilità del vigneto e anche lo stato ottimale di vigoria. Tra l'altro, questa validazione al suolo permette di identificare le cause che sono all'origine della variabilità. È stato detto già in parte che questa variabilità ha un'origine naturale legata al processo, alla geologia del sito e al processo di formazione dei suoli. E qui vedete suoli più profondi associati all'alto vigore, suoli molto meno profondi, con uno strato esplorabile dalle radici di circa 60-70 cm, che si trovano all'interno di un appezzamento anche a distanza di poche decine di metri. Ma c'è anche il ruolo del viticoltore e delle tecniche che vengono adottate principalmente nelle fasi preliminari all'impianto, che può enfatizzare o può smorzare questa variabilità. Infatti, vedete una foto satellitare di una vecchia viticoltura in cui c'erano tanti piccoli appezzamenti più o meno uniformi. Al momento del reimpianto, per rispondere alle esigenze della viticoltura moderna, si è deciso di piantare un unico appezzamento con filari più lunghi, raccordando le pendenze. Importanti sterri e riporti hanno portato alla luce questo pattern di variabilità, che se mappato con le tecnologie moderne, siano di remote o proximal sensing, naturalmente può rappresentare uno strumento importantissimo per il viticoltore, per identificare delle zone all'interno dell'appezzamento in cui le piante hanno uno stato vegetoproduttivo differente e quindi esigenze culturali differenti, e anche per mettere a punto dei sistemi di gestione sitospecifica rivolti all'uniformità dell'appezzamento, nota la vigoria ottimale in funzione anche del target enologico, oppure orientati verso una valorizzazione di queste differenze con tecniche di vendemmia selettiva. Quale sia il grado della variabilità? Guardate, questi filari rappresentati nella foto A e B in alto distano meno di 20 metri e vedete che dimensioni della chioma siano presenti già prima della cimatura del vigneto, quindi presto, relativamente presto durante la stagione. E poi ancora differenze marcate a livello di componenti della produzione. I parametri che più variano normalmente sono quelli a carico della vigoria vegetativa, ma anche la produzione. In questo esempio, che è costruito su un vitigno Barbera, la produzione variava tra 3 e 6 kg per ceppo all'interno dell'appezzamento. Quindi con delle rese potenziali enormi, ma anche con delle composizioni completamente diverse, nel senso che potevano far riflettere il viticoltore su una diversa, una differente destinazione enologica delle uve. 3 gradi Brix di differenza, il 50% del contenuto di antociani per sintetizzarla con i parametri che sono più importanti nella viticoltura e nell'asse poi rivolto verso l'enologia. Questo è un vitigno Barbera. So che ci sono persone collegate da diverse regioni italiane che hanno a che fare con diversi vitigni. Il Barbera è un vitigno emblematico per la sensibilità alle variazioni di vigoria e alla variazione di fertilità dei suoli. Quindi è un vitigno che risente moltissimo di quella che è l'interazione genotipo-ambiente. Ce ne sono altri che sono un po' meno sensibili. Comunque, chi avesse esperienze con vitigni tipo la Barbera, questi sono casi studio assolutamente importanti per approcci di precisione. E veniamo al tema varietale che approfondiremo nell'ambito del progetto V-Reclay. Lavorando inoltre poi, il vitigno emblematico è la Croatina. La Croatina, che a fronte di quelli che sono dei riscontri enologici importantissimi, identitari per il territorio,
presenta dei problemi notevoli legati all'alternanza produttiva, alla scarsa fertilità basale, insomma, che generano delle criticità sia a livello economico, per quanto riguarda la produttività dei ceppi, ma anche a livello gestionale. Per esempio, la Croatina è un vitigno che è poco idoneo alla potatura corta e quindi alla meccanizzazione di questa operazione. Ecco, questi problemi, in linea generale, sono normalmente accentuati nelle condizioni di scarsa fertilità del suolo, che possiamo trovare tra appezzamenti più o meno fertili, ma anche in areali ristretti dello stesso appezzamento. Ecco, nell'ambito del progetto Virecli e presso l'azienda Tonalini, questi sono risultati preliminari estratti dall'attività svolta nel 2020. Ecco, a seguito della realizzazione di una mappa di vigore ad alta risoluzione con un drone, sono state identificate delle zone di alto, media e bassa vigoria e in primo luogo è stata realizzata una validazione al suolo di queste classi di vigore. Qui vedete quanto sia diversa la geometria della chioma, ma anche l'architettura della chioma, ma anche la densità dei grappoli nella fascia produttiva per l'alto e per il basso vigore. Però questi aspetti si sono marcatamente presentati anche a carico delle differenze, a carico della composizione delle uve. Basti pensare che tra il basso e l'alto vigore trovavamo differenze di resa a ceppo variabili tra il chilo e mezzo e quasi 3 chili per vite. E quindi il basso vigore ha sempre promosso la maturazione, una più intensa attività di accumulo degli zuccheri, che alla vendemmia mostravano circa 3 gradi Brix in più rispetto all'alto vigore, e un contenuto di antociani particolarmente elevato, 1,6-1,7 grammi chilo rispetto agli 1,3 delle situazioni di più alto vigore. Ecco, questo ci fa riflettere in merito a quale sia importante l'identificazione della vigoria ottimale in funzione della tipologia enologica richiesta dall'azienda per potenzialmente uniformare la vigoria del vigneto verso quello standard. E qui alla fine del progetto metteremo a punto, anche a seguito di indagini più di carattere nutrizionale, anche dello stato nutrizionale della vite, metteremo a punto delle mappe di prescrizione per una concimazione a rateo variabile del vigneto. Infine, con l'obiettivo di descrivere e cercare di affrontare il tema della scarsa produttività del vitigno, andremo ad affrontare in maniera un po' più fisiologica quello che è la fertilità delle gemme. Faremo delle dissezioni, andremo a studiare la fertilità potenziale per posizione lungo il tralcio, in risposta a che cosa? Alle diverse condizioni di vigoria riscontrabili all'interno dell'appezzamento. Quindi, vedendo poi quelli che saranno le interazioni con disponibilità di acqua e disponibilità di nutrienti in particolare, per mettere a punto delle strategie che possano ottimizzare anche la gestione della produzione di questo vitigno.